Benvenuti viaggiatori, io sono Grizzly. Sono nato nel 1976, quindi nei primi anni 80, quelli che richiamano molto all'atmosfera vintage, ero un bambino, ho passato la mia infanzia, ho passato la mia giovinezza, e l'ho passata, quindi come tantissimi altri bambini di quel periodo, guardando anche le serie TV che c'erano in quel periodo, che all'epoca non si chiamavano nemmeno serie TV, principalmente si chiamavano telefilm, c'erano i cartoni animati e c'erano i telefilm. E c'erano tanti telefilm negli anni 80, alcuni che sono arrivati sino ai giorni nostri diventando dei veri e propri cult, altri che invece sono stati in qualche modo dimenticati. Bene, oggi vorrei fare un discorso un pochino particolare, andando a ricordare alcune di queste vecchie serie TV, alcuni di questi telefilm, grazie a un canale YouTube che ci parla proprio di questi vecchi telefilm, un canale YouTube il cui sottotitolo è «Gioventù passata davanti al tubo catodico». Parliamo quindi dei vecchi telefilm, di questa gioventù trascorsa guardando telefilm in 4/3, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road, Operazione Nostalgia. Prima di cominciare, vi segnalo subito il canale di Simone Fini, il canale il cui sottotitolo geniale è appunto «Gioventù passata davanti al tubo catodico». Andate e iscrivetevi al canale se non lo conoscete già, troverete tantissimi contenuti veramente molto interessanti che ripercorrono in vari modi le vecchie serie TV, i vecchi telefilm. Nello specifico in due modi molto importanti che sono al momento le due principali playlist del canale. 10 cose che probabilmente non sai su quel telefilm e che fine ha fatto il cast. Cominciamo con 10 cose che magari non sai, e cominciamo con un telefilm del quale ricordo alcuni episodi e alcuni momenti tratti da alcuni episodi ancora con veramente un sorriso, e che è stato Ralph Super Maxi Eroe, una sorta di risposta un pochino grottesca, se vogliamo, a quello che è l'idea del supereroe. Ralph era un professore di scuola, viene visitato dagli extraterrestri che gli donano questa tuta che gli dà dei superpoteri, però ha un rapporto molto particolare con questi superpoteri, perde il manuale per un piccolo incidente logistico e quindi non è ancora del tutto sicuro del funzionamento di tutte le funzionalità della tuta. Infatti una delle cose divertentissime di questo telefilm era che più o meno riusciva a volare abbastanza bene, ma aveva degli atterraggi costantemente disastrosi. È comunque molto interessante il video, strutturato in maniera tale da presentarci innanzitutto la serie TV, il suo produttore, il cast, i provini, un pochino come è andata, quali erano le idee iniziali, e poi queste 10 piccole curiosità sulla serie TV. E vi consiglio la playlist 10 cose che forse non sai. Andate a dare un'occhiata alla playlist sul canale, perché ci sono tantissimi telefilm che, se siete figli degli anni 80 come me, hanno fatto parte della vostra infanzia, ma anche se non siete figli degli anni 80, moltissimi di questi telefilm sono arrivati sino ai giorni nostri, vengono riproposti in repliche, quindi può essere molto interessante andare alla riscoperta anche di che cosa c'era dietro quel telefilm. Tra l'altro Simone non si rivolge solo a quelli che sono stati i telefilm tipicamente cementati negli anni 80. Per esempio, un secondo video che vi voglio segnalare riguarda la serie Poirot, Agatha Christie's Poirot, e in questo caso una serie che è cominciata alla fine degli anni 80, se non sbaglio, ma che è riuscita ad arrivare praticamente sino ai giorni nostri. Gli ultimi episodi sono stati girati pochissimi anni fa. È un modo, tra l'altro, molto interessante di porre su schermo quelli che sono stati i romanzi e i racconti della grandissima Agatha Christie e del personaggio di Hercule Poirot, personaggio con il quale condivido, tra l'altro, la testa a forma di uovo e i baffi. La seconda playlist che vi segnalo è «Che fine ha fatto il cast?». E in questo caso andiamo ad analizzare gli attori, i personaggi dei nostri telefilm, delle nostre serie TV, cosa hanno fatto alla fine della serie TV, se hanno continuato la carriera televisiva, oppure se sono andati in teatro, se hanno fatto completamente un altro tipo di lavoro. E abbiamo esempi, qualcuno abbastanza noto, come il giovane Ron Howard, venuto fuori da Happy Days, da Richie Cunningham di Happy Days, è diventato poi
poi un regista cinematografico abbastanza affermato, oserei dire. In questo caso, per la playlist Che fine ha fatto il cast, voglio segnalarvi l'interessante percorso fatto poi dal cast dei personaggi di A-Team, quindi il video che vi segnalo è Che fine ha fatto il cast dell'A-Team. Andiamo alla scoperta di che cosa è successo alla fine della produzione di A-Team, ed è sicuramente qualcosa di molto interessante per andare un po' alla scoperta di quello che è stato il passato dei telefilm, delle serie TV, e poi qual è stato la spinta che ha dato alla carriera degli attori. Ma non finisce qui, perché sul canale troverete anche occasionalmente delle live che fa il nostro buon Simone, parlando sempre di telefilm degli anni 80, ma occasionalmente anche parlando di quella che è stata anche la cultura degli anni 80, quindi sicuramente un canale da non farsi mancare per andare a fare questo viaggio nel passato intriso di nostalgia. Detto questo, io sono Grizzly e questo era Operazione Nostalgia, un episodio dedicato a un canale che ci fa fare un bellissimo salto indietro, un tuffo nella nostalgia degli anni 80. Voi cosa mi dite? Qual era il vostro telefilm preferito degli anni 80? Ne seguivate qualcuno specificatamente? Ne seguite qualcuno magari nelle repliche attuali? Per esempio in questo periodo stanno andando di nuovo A casa nella prateria, Chips e qualcos'altro, un po' in giro per alcune delle TV, quindi può essere anche un interessante modo di andare alla riscoperta di vecchie serie degli anni 80. Oppure no, non seguite nessuna serie degli anni 80, avete Netflix, avete Amazon Prime Video e quindi andate alla scoperta delle nuove serie TV e lasciate che le vecchie serie TV restino un po' nel dimenticatoio. Parliamone nei commenti qua sotto. Grazie ancora! Qua in alto trovate lo scorso episodio, in basso tutta la playlist Operazione Nostalgia, la mia faccia per iscrivervi al canale, e noi ci vediamo alla prossima! Ciao a tutti!